Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati in un altro episodio di Dare Ludum Dare. Questa settimana vediamo un gioco che si chiama The Way of Life. Un gioco di cui mi è stato consigliato, mi è stato consigliato questo gioco e semplicemente è la prima volta in assoluto che lo apro, quindi voglio vedere che cosa c'è, sembra molto interessante. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. About è stato creato da italiani, come potete vedere, quindi molto particolare questa cosa. E vediamo un po' di utilizzarlo. Ci possiamo muovere? Sì, ci possiamo usare il controller Xbox 360. Forse è meglio però utilizzare la tastiera. Ci muoviamo molto velocemente. Vabbè. Abbiamo un sacco di gente che attraversa la strada. Ok. Alcuni mi spingono. Proviamo ad andare di qua. Ok, non c'è nulla. Esploriamo questo posto, vediamo cosa succede. Way of life vuol dire il modo di vivere, lo stile di vita praticamente. E per andare oltre dobbiamo scansare queste persone. Ci sono dei lavori in corso. C'è un signore. Sembra che escano tutti da quella porta in un certo senso. Qua ci sono delle macchine. C'è un venditore di caramelle. Vediamo che cosa tratta questo venditore di caramelle. Questo gioco lo trovate su Steam in versione gratuita. Non posso farci niente. Si è aperta questa porta, o comunque è già aperta. Proviamo a entrare dentro e vediamo che cosa troviamo. Io non ho idea di che cosa aspettarmi. Sembra tutto quanto fatto con la carta straccia, in un certo senso, carta stracciata. Abbiamo l'ufficio in fondo. Vediamo un po' se si apre. Ok, a quanto pare abbiamo finito una prima parte. Questo è l'uomo e questo è il vecchio. Ah, interessante. Lo stesso posto, però adesso siamo più vecchi. Ci muoviamo molto più lentamente. Vediamo più male. Vediamo male? No, più male. Quindi c'è un uomo che lavora e invece questo è un uomo che attraversa la strada. Un vecchio che attraversa la strada. Vediamo di... Ok, possiamo venire uccisi a quanto pare. Siamo stati teletrasportati all'inizio di nuovo. Quindi dobbiamo stare attenti a passare. È un altro modo di vivere la stessa scena, praticamente. Vediamo se riusciamo a attraversare la strada. I'm feeling weak, I need to rest a little. Mi sento debole, devo riposare un momento. Là ci sono altre persone, altri vecchi. Vediamo un po' se riusciamo a attraversare la strada, come un buon Frogger. Abbiamo due giri di macchine e poi possiamo andare. Ah, non posso andare di là. Ah. Need to rest a while, devo star fermo? Vediamo se c'è qualcosa intorno con cui possiamo interagire in qualche maniera. Ah, abbiamo una panchina. Sediamoci sulla panchina. Se ce la facciamo. Posso sedermi? Proviamo a attraversare la strada. Comunque dallo stile grafico, della musica, sono tutte piccole cosucce, niente male. Forse adesso possiamo attraversare la strada. Prima non potevo, dovevo aspettare che quella scritta sparisse. Ce la facciamo attraversare? Sì, ci sono altri vecchietti in giro. E adesso invece abbiamo il bambino. Vediamo il bambino come vede questa scena. Per attraversare la strada sembra che faccia... che viva nella fantasia. Come vedete abbiamo una bellissima generazione della lava, a quanto pare. E adesso appunto abbiamo da attraversare questo con ogni tanto... Possiamo saltare, perfetto. Quindi adesso attraversare la strada diventa un'impresa. E ovviamente là abbiamo il premio che è lo Sugar Realm, perché giustamente c'era un negozio di caramelle che per lui sembra il paradiso. Quindi ritorniamo indietro. Vediamo di riaffrontare la stessa cosa, la stessa identica scena, però dal punto di vista di un bambino. Quindi Way of Life ci mostra quello che può essere. Spero che non vomiterete con questa cosa. È un po' difficile muoversi. Effettivamente è un po' difficile muoversi perché i controlli proprio sono abbastanza incasinati. Il movimento, il salto è abbastanza poco...
classico, diciamo, è abbastanza con del ritardo, ma è un pochino più realistico da un certo punto di vista. Non so bene come descriverlo. Comunque continuiamo ad andare avanti. Vediamo se riusciamo ad arrivare alla Mecca, ovvero alla nostra meta con un sacco di zucchero. La nostra meta zuccherosa. Dai che ce l'abbiamo fatta. Sì, abbiamo trovato il Reamed. Oh, un donut gigante. Ok, e questo era Way of Life da tre punti di vista. Un gioco che finisce qua, appunto, con che vi mostra quelle che sono le grosse differenze. Il fatto che avete un adulto, un giovane e un vecchio, e come affrontano la vita in tre maniere diverse. L'adulto vede il lavoro e basta, anche controcorrente, tutto è in bianco e nero, quindi lavoro, 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 non c'è più nulla di cui godere, e tra l'altro è sempre verde, quindi non c'è neanche la sfida, diciamo, di andare contro le macchine. Inoltre il venditore di caramelle è identico a tutti gli altri, praticamente non ha nulla da offrirci. Quindi è molto interessante anche questo, il fatto che non possiamo interagire con lui e non possiamo interagire neanche col resto del mondo. L'unica cosa da fare è andare dentro l'ufficio. Se ci lanciamo giù di qua succede qualcosa? Niente, cadiamo fuori dal mondo. Cadiamo sotto il mondo, quindi ho trovato il modo per uscire. Vediamo se succede qualcosa di particolare o semplicemente ce ne andiamo nel bianco più completo. Nel bianco più totale andiamo. Questo è un concetto, o comunque un gioco molto molto semplice, fatto dal Politecnico di Milano pochissimo tempo fa, in realtà, anzi no, un anno fa, e devo dire che non è niente male come concetto. Il fatto che si cerca di dare potenza al punto di vista dei vari personaggi che vediamo. Per questo ho voluto sceglierlo per darglielo ad un dare, o meglio, non lo conoscevo, ma da quello che mi è stato detto, quando mi è stato consigliato, ho detto sì, ci vuole. So che molti di voi, appunto, seguono darglielo ad un dare e hanno dei consigli utili, quindi continuate a farli qua nei commenti, oppure su Steam, oppure su Twitter, oppure sulla pagina Facebook. E ci vediamo al prossimo episodio, settimana prossima, di darglielo ad un dare. Io sono East Brave, grazie ancora. Namaste and be... Brave!